si conclude con un grande risultato la 3 giorni di solidarietà e di musica al Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana, Love and Music, l'evento dedicato a Marco Simoncelli tramite infatti la moto cavalcata che si è disputata proprio nella giornata di domenica e poi l'asta benefica. Si sono raccolti oltre 21.000 euro che proprio la fondazione di Marco Simoncelli utilizzerà per la trasformazione di un albergo in un centro per disabili che appunto saranno assistiti nel corso delle ore diurne. Per noi è una gran cosa, 21.000 euro per due concerti, due serate e una cavalcata per un weekend, per noi è una buonissima cosa. Tu considera che quando noi andiamo ai Gran Premi e raccogliamo solo le iscrizioni, raccoglieremo a far bene 5.000 euro, quindi 21.000 euro è una buonissima cosa. Vogliamo ricordare il progetto che state per realizzare? In pratica tutto il ricavato di questi 3 giorni andrà a sostenere il nostro progetto allora in pratica Paolo vuole ristrutturare un ex albergo e farlo diventare un centro diurno per bambini disabili in provincia di Rimini ed è quindi in una frazione di Coriano che si chiama Sant'Andrea in Besanigo. Adesso questo centro è di proprietà della Chiesa e ce lo daranno tramite contratto, ce lo daranno in gestione per un tot di anni che è simbolico, tipo 100, e quando una volta finito noi lo faremo gestire a questa cooperativa di Rimini che si chiama L'Aquilone, che hanno alle spalle già un po' più esperienza, tipo gestiscono già altri 2-3 centri sempre nella provincia di Rimini. Ho visto l'assegno, siamo sopra i 21.000 euro, ma non è tutto perché poi andranno avanti a raccogliere, ci sono altri meccanismi, altre sinergie che permetteranno di raggiungere una cifra di 30.000 euro che verrà senz'altro impiegata in maniera trasparente e importante dalla Fondazione Marco Simoncelli. Certo, l'assenza unica che ci è sembrata di sentire è stata quella proprio di lui, di Marco Simoncelli di Sitch, ma forse questa assenza non c'è stata, cioè io l'ho rivisto negli occhi di Rossella, della madre, del padre, di Kate, la fidanzata, anche quando parlavo con Paolo, era così. Era presente, anzi mi fa piacere pensare che ci sia qui anche oggi, quindi a lui voglio mandare un saluto. Ciao Sitch, ciao Marco.